Buongiorno a tutti, buona domenica, soprattutto buona solennità del Corpus Domini. Ho riflettuto, ho pensato molto sul mistero dell'Eucaristia. Pensate come Gesù continua ad amarci anche oggi con questo dono sublime, cioè con il dono di tutto se stesso. Qualcuno potrebbe prenderci in giro, no? E credo che qualcuno che ci prenda in giro ci sia. Uomini e donne che credono che un pezzo di pane sia il corpo di Cristo. Ci sono misteri che non vanno spiegati. Ci sono misteri che vanno vissuti, perché è proprio quello il mistero, dove la ragione non riesce ad arrivare. Noi non siamo solo ragione. Però oggi ho provato a fare una carrellata nel mio cuore e nella mia mente, ma in questi oltre 2000 anni di storia della Chiesa, quanti uomini e quante donne si sono nutriti dell'Eucaristia, inginocchiati dinanzi all'Eucaristia, inginocchiati dinanzi al passaggio dell'ostensorio contenendo il corpo di Cristo. Forse è più facile che pensiamo ai santi. Beh, è facile, no? Soprattutto quelli che vivevano nelle comunità religiose. Ma quanti uomini, anche di scienza, di fede, personaggi importanti, hanno nutrito un amore grande per l'Eucaristia. E allora vi lascio con questo pezzettino della sequenza. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Ora vi voglio far ascoltare una piccola testimonianza di due cuori semplici semplici della mia piccola comunità di Simeri. E poi ci vediamo dopo per ricevere la santa benedizione. Giuseppina e Sebastiano, voglio farvi conoscere a tutta la grande famiglia che ogni giorno segue questo video del buongiorno. E innanzitutto, Giuseppina e Sebastiano, da quanti anni siete sposati? Da quanto anni siamo sposati? 62. 62 anni di matrimonio. Ma c'è un segreto per restare insieme così a lungo? Il porto e bene che abbiamo avuto 9 anni di fidanzamento. Io avevo 13-14 anni, lui pure lo stesso, che eravamo uguali e ci siamo voluto sempre bene. Mio padre mi disse: Pina, immagina che siete grande, non piccola l'anni che c'hai, però voglio che non vi lasciate, perché io mi piace che quando una donna è adoccatissima e l'uomo puro, queste sono coppie felici per tutta la vita. Ecco, oggi Pina e Sebastiano, voi sapete, essendo molto credenti, cattolici, cristiani e praticanti, che è la festa del Corpus Domini. Una volta, in questi piccoli paesini come Simeri, come si festeggiava il Corpus Domini? Allora, il Corpus Domini si festeggiava prima di tutto pregando in chiesa, secondo fando un altarino ogni porta di casa,
con Gesù e gli angeletti e noi grandi poi ci avvicinavamo e cantavamo sempre la canzoncina di Gesù, contente e felice. Sebastiano, lei per tanti anni ha suonato anche nella banda musicale. Suona ancora. E suona ogni tanto, ma cosa significava per lei accompagnare, per esempio, le processioni dei santi, della Madonna, ecco, suonare per i santi? Che cosa significava? Significava che era un dovere che si doveva fare. Cioè era un'emozione anche, no? Sì, sì. E si faceva contento. Bene, allora Giuseppina, io vi chiedo adesso un messaggio finale, perché ci sono anche i vostri parenti, i vostri nipoti da lontano che stanno sicuramente seguendo, e quindi un augurio a tutti quanti, un vostro personale augurio in questo giorno di festa. Io auguro a tutti i miei nipoti, a tutte le mie cognate, le zie e tutte, anche i nostri morti che sono con Gesù, una felicità di tutte maniere e di vero cuore. Gesù mio, aiuta tutti i miei figli non ti dimenticare. Grazie, grazie, grazie. Un bacione. Grazie di cuore a Giuseppina e Sebastiano. Grazie per la loro testimonianza. Grazie per la loro bellezza. Grazie per la semplicità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Tra poco di nuovo la parola a Giuseppina e Sebastiano, e io vi ricordo, per chi lo desidera, alle 18:20 la preghiera del Santo Rosario e le invocazioni al Sacro Cuore. Buona festa, evviva Gesù, evviva Maria. Giorno beato che Dio ci ha dato, oh che giorno beato, viva Gesù, viva Gesù, giorno di paradiso, che bel sorriso, giorno di paradiso, viva Gesù!